Negri, grande ingegnere di Mercato San Severino, un ragazzo che si è fatto da sé e che si è realizzato con le sole forze. In questo convegno sulla meccatronica, un'altra volta un convegno sulla meccatronica, vogliamo chiedere a Giampiero quali sono le motivazioni che l'hanno spinto a scegliere una materia così variegata in un mondo così complesso e difficile da attuare. Come prima domanda, ancora una volta la meccatronica. Dopo alcuni mesi dal debutto, tra virgolette, a Palazzo Vanvitelli, di nuovo la meccatronica a Mercato San Severino. Perché? Questa è un'iniziativa che è stata pensata dall'associazione di Corrado Cavaliere, che è un caro amico di famiglia, un mio caro amico personale, e che ha come scopo quello di divulgare la cultura e la conoscenza scientifica, tecnologica, gestionale, quindi in vari ambiti, sul territorio. Quindi che rispetto al seminario che abbiamo tenuto al Comune, che aveva un taglio più divulgativo per gli studenti, questo seminario ha lo scopo in qualche modo di diffondere consapevolezza su una disciplina in forte crescita che può avere anche ampie ricadute sul territorio, ma non solo per degli studenti, ma anche per dei professionisti e anche per l'intero apparato industriale. Quale ulteriore chance può oggi offrire tale interessante argomento per San Severino e per i suoi giovani, soprattutto disoccupati? Sì, io credo che proprio in questo momento in cui l'occupazione è così difficile da trovare e quindi c'è una disoccupazione molto alta, soprattutto giovanile, l'investire in un campo come questo, avanzato, che dà delle competenze specifiche spendibili un po' ovunque, consente di accedere al mondo del lavoro con maggiore facilità e consente, secondo me, anche di acquisire un orizzonte internazionale, perché le discipline sono di fatto discipline che sono utili e le conoscenze in questo ambito sono spendibili in aziende che lavorano in tutta Europa e in tutto il mondo. E per quanto riguarda invece gli anziani? Per quello che riguarda gli anziani, secondo me le ricadute sono soprattutto indirette, nel senso che lo sviluppo di nuove tecnologie come quelle di cui stiamo parlando, lo vedremo poi anche in una parte successiva del seminario, consente anche di migliorare notevolmente lo stile di vita delle persone, per esempio persone con disabilità o persone con disturbi di vario genere, con patologie di vario genere. Lo sviluppo delle soluzioni meccatroniche consente di bypassare, in qualche modo agevolare queste persone nell'affrontare o superare delle problematiche di patologia gravi. Tornando un attimo ai ragazzi di oggi, la meccatronica consentirà ad essi, di un giorno non troppo lontano, si spera, operare in contesti mortificati, tra virgolette, quali anche Mercato San Severino? Ma questa è un'aspettativa un po' di tutti. Io credo che comunque le premesse debbano essere sia dal punto di vista territoriale, sia dal punto di vista nazionale, ma io credo anche dal punto di vista internazionale. Nel senso che comunque l'orizzonte dei giovani è vero che deve essere concentrato sul proprio territorio, ma deve andare anche al di là della possibilità di trovare occupazione dietro l'angolo. Quindi che da una parte ci deve essere una spinta, credo, del governo ad agevolare l'occupazione in queste zone, e secondo me queste iniziative possono dare in qualche modo un ausilio a questa opera. Se non altro un incoraggiamento, per così dire, però dall'altro devono servire anche ai giovani per capire che esiste tutto un mondo al di fuori della propria realtà familiare o cittadina che secondo me è il caso di sfruttare. L'ultima domanda per quanto riguarda sempre la meccatronica, al centro ci deve essere l'uomo, cioè l'uomo come è visto, come uno schiavo delle macchine secondo questa meccatronica, oppure può avere altri sviluppi di attività e quant'altro? No, assolutamente no, nel senso che uno dei criteri fondanti della meccatronica, soprattutto nelle applicazioni più avanzate, è quella di mantenere comunque un governo centrale umano molto forte. Addirittura ci sono delle branche della meccatronica che si occupano dello sviluppo dei sistemi sicuri per l'uomo e di sicuro questi sistemi non intendono in qualche modo soppiantare, almeno nella loro concezione, non intendono soppiantare l'essere umano, ma essergli d'ausilio e potenziarne le capacità. Grazie. Intervista con il grandissimo Giampiero Negri. Adesso parliamo con l'ingegnere Corrado Cavaliere, responsabile del management e quindi ingegnere gestionale molto conosciuto a San Severino. Perché un giovane in attesa di occupazione dovrebbe interessare un argomento come questo? Perché sicuramente offre delle grandi possibilità sul piano del lavoro, il futuro è sicuramente in questa direzione. Per quanto riguarda invece il campo dell'intelligenza artificiale, come
può un curioso profano di tali argomenti, di tali temi, di tali tematiche, utilizzare la meccatronica per seguire? L'intelligenza artificiale è qualcosa che riguarda in primis gli specialisti, cioè i vari Giampiero Negri che ci lavorano, che inventano, che studiano, che risolvono dei problemi. Sull'altro versante i più si occupano sono interessati perché possono trovare alle volte delle soluzioni a certi problemi. Ecco, ci sono due spazi diversi. Uno è quello degli esperti e l'altro è quello della gente comune. Il vostro sodalizio organizza questi seminari abbastanza interessanti, particolareggiati per far conoscere ai giovani la realtà manageriale dell'ingegneria gestionale. Cosa avete da dire riguardo questi appuntamenti? Perché li avete organizzati? Noi ci occupiamo da molti, moltissimi anni di management, di organizzazione aziendale, cioè di un certo tipo di cultura che io trovo indispensabile per la creazione, lo sviluppo del nostro futuro e ovviamente in particolare del futuro dei giovani. Ecco, abbiamo fatto dei corsi di general management, abbiamo fatto un notevole numero di seminari a cui hanno partecipato in molti casi anche delle persone di grande esperienza, dei professori universitari, dei grossi dirigenti d'azienda, degli imprenditori, però in alcuni casi a questi seminari li hanno tenuti proprio dei giovani laureati da poco, però che avevano dentro di sé una certa passione, certi studi. Ecco, quello lì è uno degli ingegneri che hanno dato dei contributi diretti. Quindi voglio dire che il nostro obiettivo è quello di aiutare i giovani a muoversi nella direzione del futuro. E infatti voi vi aspettavate questo successo oggi con questi studenti che immagino siano del liceo scientifico o giù di lì? Questi studenti sono dell'ITIS di Baronissi, l'ex Focaccia. Ah, quindi un ITIS, non un liceo scientifico, però sono stati molto attenti. Sono stati molto attenti perché, come abbiamo visto tutti, il relatore, oltre che competente, oltre che ricco di passione, è uno che sa coinvolgere, sa trasmettere. Sapete che è abbastanza raro che degli specialisti siano altrettanto bravi nella comunicazione. E quindi l'ultima cosa, a San Severino ci sono i cervelli che purtroppo vanno in fuga. Cosa fare per arginare questo brutto cioè non brutto ma negativo, perché significa che nelle nostre zone non ci sia molta possibilità e opportunità ai giovani di realizzarsi? Quello che consigliamo è seguire, associarsi al nostro gruppo, partecipare e condividere questo tipo di cultura, perché in realtà i tanti giovani che ci hanno seguito spesso sono tornati dopo aver trovato anche dei buoni lavori, aver avuto delle soddisfazioni professionali notevoli, e sono tornati a dire: ok, ci ha molto aiutato questo tipo di formazione, che è un tipo di formazione che è un po' lontano dalla nostra cultura di base. Ultimissime informazioni, cosa prevedete per il più recente futuro? A novembre avremo un seminario sulla comunicazione tenuto da Emilio Esposito, e poi avremo un seminario sulle stampanti 3D e poi a seguire continuiamo su questo percorso. Grazie.